Marco, stai per dire che anche Marco per me è stato un treno che è passato. Sì, no, è vero, sì, Marco Verrocchio per me è stato un altro treno che mi è passato. E allora con Alberto, ma anche soprattutto voi, siamo molto curiosi di tornare a quel momento della tua vita. Certo, è stato un altro, a me non so perché, sono stata fortunata, ogni tanto mi passavano davanti dei treni su cui, sì, quando l'ho visto, insomma, non ho esitato di salirci sopra, è vero. Questa cosa di Marco è arrivata, io stavo ancora a Bratislava. Parliamo del Principe di Homburg. Principe di Homburg, sì, nel 1996. E io stavo ancora studiando a Bratislava, però siccome avevo già fatto una cosa in Italia per Rai 1, un TV movie, dove facevo una ragazza, un personaggio era una slava, allora la casting di quel film, Fabio Rabanzi, che stava facendo il casting per film di Marco, mi ha proposto per Marco, perché lei racconta sempre che Marco non riusciva a trovare questa principessa, perché il ruolo è una principessa, e lei gli disse a Marco: Marco, io ce l'ho una principessa, so che sta a Bratislava, vuoi che te la presento? Quindi mi ha fatto venire a Roma per presentarmi a Marco e per farmi fare il provino per il suo film. E vedi, anche queste piccole cose, queste intuizioni che poi in realtà a te poi ti cambiano la vita, a me questa cosa, se lei, quindi ti rendi conto quanto il nostro lavoro, il nostro percorso è segnato da queste piccole cose, dagli incontri, dalle persone che tu incontri sul tuo percorso e da quelle persone che credono in te, che si accorgono che forse tu hai qualcosa che possa andar bene per un determinato ruolo. E quindi io, grazie a Fabiola Banzi che mi propose per Marco, ho fatto questo film. Tu però a Bratislava studiavi? Io studiavo la recitazione, sì, all'Accademia, come se fosse Accademia di teatro, sì. E stavo finendo l'Accademia, sì. Quindi io in realtà stavo lavorando già anche nel mio paese. Io penso che se non fossi venuta in Italia sarei rimasta lì a fare l'attrice, come già facevo, perché io in realtà iniziai molto presto. Io iniziai a 12 anni a girare già dei film, addirittura a 14 anni ho fatto la protagonista di un film cecoslovacco che è stato invitato anche al Festival di Giffoni in Italia, e io per la prima volta sono venuta in Italia quando avevo 15 anni. Si chiama il film? Il film si chiamava I Pendolari. E stava al Giffoni Film Festival e io ho queste foto di me, un adolescente che sto in Italia al Giffoni Film Festival con questo film cecoslovacco. Ero veramente Alice nel Paese delle Meraviglie. E quindi secondo me, se ci penso, cioè, come se ci fosse qualcuno da sopra che stava tessando questo filo, perché il mio contatto con l'Italia avvenne già in quell'anno lì, che avevo 15 anni, e però non mi sarei mai immaginata che poi dopo io sarei diventata italiana, ecco, diciamo, sì. 15 anni non parlavo italiano? No, non parlavo assolutamente italiano. Ma l'hai già raccontato tre volte, ma magari è interessante per i nostri amici sentirlo. Anche quando hai girato Il Principe di Homburg non parlavi ancora italiano? No, non parlavo ancora italiano. No. E nel film reciti in italiano? Recito in italiano, sì, mi sono preparata meticolosamente. Yes! Ce l'ho fatta. Mi hanno affiancato con una dialogue coach bravissima che mi ha seguito, e sì, è quello che sto facendo adesso con l'ungherese, che... esatto.